Azzo, Madonna, quanto è bello! Il giorno dopo ancora più bello! Milano ancora più bella! Madonna, bottiglietta! Stai calmo! Stai calmo! Sta fluttuando da ieri! Chi cazzo ha dormito? Non riuscivo a prendere sonno, l'adrenalina! Dopo 60 giorni, una partita del genere! Oh, la mangio la Mazzarri, la mangio! Oh, come sono... Come si gode, quanto è bella Milano oggi, quanto è bella! Fratelli della Azzurra, amici di Facebook, YouTube, Instagram, tutti i social, porca puttana! Che libido, il giorno dopo ancora più bello, vaffanculo, me la sono ancora rivista, non riuscivo a prendere sonno, non riuscivo. Ah, maledetto Dazzar che non mi ha fatto vedere un cazzo i primi 6 minuti, maledetti! 6 minuti ho dovuto vederli, mi raccomando oggi le live reaction ragazzi, le carico nel pomeriggio, le devo ancora montare, devo fare tutto. Mi raccomando, andate a vedere i video post partita di ieri, dove si godeva come dei ricci africani, anglo-siberiani pugliesi, quanto è bello. Che bella Inter, cazzo! Che bella Inter, che bella Inter! Che grinta, che cuore! Poi si può anche perdere, ma devi giocare sempre così. Deve essere sempre questo l'approccio, cazzo! In tutte le partite devi dare il massimo. E ieri veramente, grande prestazione, grande prova dei ragazzi. Andiamo un attimino bomba, ragazzi! Coreografia curva nord, spettacolare, tutta fatta a cartoncini. Approfittando dello striscione, del mega striscione, nuovo, quindi, nuovo corso, nuova era. Curva Nord Milano 1969, viene fuori lo slogan, quello che da sempre accompagna la Curva Nord, quindi uniti, fieri al secondo anello, mai domi al primo anello, una coreografia spettacolare, pubblico delle grandi occasioni, 75.450 capi di cazzo, non mi ricordo, più o meno, un tifo della Madonna e un Inter in campo che ha dato l'anima, cazzo, che ha dato tutto. E quindi veramente non riuscivo a prendere sonno. Chi cazzo prendeva sonno ieri? Porca puttana, quando è bello, stai calmo, cazzo, veramente. Comunque siccome ieri, no, nel prepartito sentivo un po' i commenti in TV, ma quanti milanisti c'erano che non ti favano ieri? Tanti Juve, non gliene fregava un cazzo del Napoli che allungava. Era l'Inter che non doveva vincere, perché l'ho sentito con le mie orecchie in TV. Tipo Vito Elia che ha detto no, io vi voglio lontani, vi voglio. E invece no, siamo sempre lì a 3 punti, malefici zozzoneri. Ah, dopo avevano vinto tutte, quindi era fondamentale il turno più difficile, la prima in classifica, quella che non aveva mai perso. Cazzo, come si gode, meritando. Primo tempo doveva finire 2-3-0 e non c'era niente da dire. Possesso palla, ne ha fatto uno cazzo in Napoli. 1-0 è poco, porca tre, non si può soffrire così, perché ieri c'era gioia mista a incazzatura. Bisogna essere cinici, è un problema che ci portiamo avanti dai tempi di Conte, creiamo, spesso le portavamo a casa bene, ma tante volte, con gol mangiati del cazzo, guarda l'anno scorso è stato eclatante, quindi dobbiamo essere cinici, cazzo, più cinici, più cattivi sottoporto. 2 volte Di Marco, 2 volte Darmian, 1 volta Lukaku, e porca mignotta, anche Barella a un certo punto nel secondo tempo, mi sembra, o nel primo, non mi ricordo, entra un po' dentro l'area e invece di tirare cerca ancora il passaggio filtrante a Di Marco in mezzo a 8 gambe, perché c'era anche Lukaku che ne ha un in più. Bisogna tirare in porta, bisogna essere cinici, cazzo. Barella anche di punta lì, tipo calcetto, frega cazzi, si deve gonfiare la rete. Che libidine, ragazzi, grossa libidine. Milano è stupenda, tanti milanisti non l'hanno presa bene, perché li ho sentiti con le mie orecchie ieri in TV, e quindi si gode e si stragode. Facciamo un attimino il punto della situazione. Ho visto la Juve che ha fatto pietà, non meritava assolutamente di vincere la Juve, e ha vinto con una bella punizione alla fine, ma non meritava un cazzo, hanno annullato 2 gol alla Cremonese, la Cremonese ha preso 2 pali, ha giocato solo la Cremonese, quindi sì, 7 vittorie, Hortomuso, sì, ho capito, ma se quello è il gioco, parliamo. Il Milan doveva vincere 10-1, credo, più o meno, 10-1, e alla fine ha vinto 2-1, attenzione, pure sofferto, quindi ogni partita poi bisogna stare attenti, perché se poi non sei cinico come il Milan, che veramente ho visto di quelle occasioni clamorose, è vero che la Salernitana a far fare i colpi di tacco in area di rigore veramente sembravano dei dilettanti, veramente.
Ma detto questo, il Milan si è mangiato una cifra di gol, però un golletto l'ha preso. La Roma ha vinto 1-0 a stento. Siamo lì. Che mi scriveva, ma quale rimonta? Intanto 3 punti li abbiamo rosicchiati, non siamo più a meno doppia cifra. Siamo a meno 8 dalla prima, a meno 3, a meno 1, siamo lì comunque. E vedremo cara la pelle fino a fine campionato. Cazzo, come si gode? Altro che Taffazzi, questo lo devo tenere giù con le botte, lo devo tenere giù oggi. Condivisione del video, iscrizione al canale, sempre Forza Inter, grandi ragazzi, adesso sotto con la prossima e mi raccomando, andate a vedere il video di ieri post partita, ma soprattutto le live reaction che usciranno oggi. Attivate la campanella e in tuo culo a tutti quelli che hanno guffato. Ciao.